Siamo qui con il candidato sindaco Carlo Gendarini. Innanzitutto, perché ha scelto di candidarsi? Ho scelto di candidarmi per mettere la mia competenza a servizio della città. Io ho un presente direttore amministrativo in un'azienda di Lodi, sono stato per 2 anni presidente della Camera di Commercio, quindi è proprio questo che voglio mettere a servizio della città, la competenza maturata in ambito privato e anche pubblico. Oltre a questo c'è ovviamente la passione per la mia città, la città nella quale sono nato, vivo tuttora e ho cresciuto 2 figli, uno dei quali fa proprio il Gandini. Perfetto, invece qual è il punto principale del suo programma? Il punto principale del mio programma è attrarre nuovo lavoro a Lodi, nuovo lavoro che però deve essere qualificato. Vogliamo premiare aziende che portino lavoro qualificato a Lodi, intendo con questo indicare aziende che abbiano un'elevata percentuale di laureati rispetto al totale, che abbiano vinto un bando europeo nei 5 anni precedenti, che siano attive in settori ad alto valore aggiunto o ad alta crescita. Questo è quello il punto fondamentale. Un secondo punto che mi piace ricordare è l'idea di fare unire i 5 parchi principali di Lodi e farne un grande polmone verde al centro della città che migliori la qualità della vita. Perfetto, invece quali sono i punti di forza e di debolezza di Lodi per lei? Il punto di forza io credo sia già adesso la qualità della vita. È una città di medie dimensioni, 45.000 abitanti, ma è molto vicina a Milano e al centro di un'area, la Lombardia, che è fra le più ricche d'Italia e fra le più ricche dinamiche d'Europa. Quindi questo è certamente un punto di forza da valorizzare. Il punto di debolezza è che a volte noi lodigiani ci siamo dimostrati un po' troppo richiusi in noi stessi, dobbiamo correggere questo con una maggiore apertura. Lodi è una bellissima città, si vive molto bene, noi lodigiani lo sappiamo, dobbiamo farlo sapere anche al di fuori della città, attrarre nuove aziende ma anche nuovi turisti da fuori. Quindi io penso soprattutto a Milano, che è una metropoli di 2 milioni di abitanti, ma ormai è diventata una città turistica, viene visitata da 5 milioni di abitanti. Se riuscissimo a convincere 5 milioni di turisti all'anno. Se riuscissimo a convincere una frazione di questi a venire a Lodi per 1 o 2 giorni, avremmo dato un grande impulso all'attività lodigiana. Perfetto, noi abbiamo chiesto ai nostri compagni, diciamo, di Lodi quali sono i problemi maggiormente sentiti nella città e tutti ci hanno risposto riguardo la sicurezza del manto stradale, gli impianti sportivi e il grande problema dei rifiuti. Cosa pensa di fare al riguardo? Allora, la sicurezza del manto stradale, se ben ho capito. In realtà questo è un problema dovuto al grande investimento che è stato fatto nel teleriscaldamento. Il teleriscaldamento è un grande investimento, vuol dire che si sono sostituite le molte caldaie domestiche che sono poco efficienti e inquinano molto, con una grande centrale all'esterno che è più efficiente, inquina molto meno e in ogni caso è all'esterno della città. Questo è stato un grande vantaggio. Per far questo, ovviamente, la posa delle tubature ha rovinato il manto, che è stato necessario una prima lavorazione, una prima sistemazione in attesa della sedimentazione. A questo punto ormai è sedimentato, bisogna partire con una nuova completa asfaltatura. Riguardo invece agli impianti sportivi, alcuni ci sono, l'esempio positivo è la nuova piscina coperta, una delle più belle della zona e dopo qualche incertezza iniziale al momento è anche in sicurezza economica. L'incasso dei biglietti serve a coprire non solo le spese ordinarie ma anche a ripagare le rate del mutuo. Dobbiamo a questo punto riaprire la piscina all'aperto, alla Ferrabini, e mettere a sistema i tanti impianti sportivi, ce ne sono molti, sono sparsi, dobbiamo insegnare alle associazione a condividerli in maniera maggiore. E infine il problema dei rifiuti. Ah, il problema dei rifiuti. In realtà Lodi ha lavorato molto bene sulla raccolta differenziata. Nel 2010 ogni lodigiano produceva 550 kg di spazzatura all'anno, che siamo, vuol dire, un po' oltre la media italiana, 500, un po' oltre la media inglese e francese. Adesso, nel 2016, si è ridotto a 430, vuol dire una diminuzione del 20%. Stiamo facendo molto meglio di inglesi, francesi e tedeschi. Abbiamo anche aumentato di molto la quota di raccolta differenziata, siamo arrivati al 70%. Cosa manca qui? Manca l'ultimo pezzo. Un po' la causa siamo noi stessi. La città è sporca perché alcuni lodigiani sono maleducati e lasciano in giro i rifiuti. Per questi casi dobbiamo fare 3 cose, secondo me: educare, punire e raccogliere.
spiegare, se mai ce ne fosse bisogno, nelle scuole, agli adulti, ai pensionati, come deve essere fatta la raccolta e che i cestini non servono come modalità alternativa della raccolta domestica. Punire telecamere, tutor ambientali, fotocamere. Se troviamo qualcuno che infrange queste regole deve essere punito, perché ciò serve ad esempio per tutti gli altri, ma in ogni caso raccogliere. La città deve sempre dimostrarsi pulita per il decoro e il benessere degli abitanti e anche per essere ancora più attrattiva verso i turisti. Invece cosa farà per la cultura? Per la cultura la prima cosa, ci sono due temi fondamentali. La messa a norma delle vigne, è il teatro a cui siamo affezionati, che fa una stagione sempre interessante, 300 abbonamenti per i ragazzi, 250 per le famiglie. E poi c'è il grande tema del museo. Lodi ha una buona collezione di ceramica e una quadreria, al momento non ha il museo. Bisogna istituire un comitato scientifico per capire come deve essere progettato questo museo. Oggi il museo non deve essere più semplicemente un contenitore statico delle opere d'arte, deve essere qualcosa di più dinamico, movimentato da mostre temporanee e diventare esso stesso un motore della cultura. Ma la cultura sono anche cose nuove. Lodi ha oramai degli esempi di magnifica architettura del XXI secolo, e di arte del XXI secolo. Penso ovviamente alla Cattedrale Vegetale, ma anche alla sede della Banca Popolare di Lodi, che è stata disegnata da Renzo Piano, e la sede dell'Università di Milano, che sarà disegnata da Kengo Kuma, che è un famoso architetto giapponese. Anche questi sono esempi da valorizzare. Il terzo e ultimo punto, assai complesso anche questo, è l'incoronata. L'incoronata è un gioiello del Rinascimento lombardo, al momento ha un problema serio di muffe che deve essere affrontato anche qui con rigore scientifico e con i mezzi necessari. Se non saranno sufficienti le forze del comune dovremo ricorrere ai fondi emblematici della Cariplo, l'anno prossimo saranno investiti oltre 2 milioni sul territorio, oppure addirittura ai fondi del Ministero della Cultura. Invece cosa pensa di fare riguardo al problema dell'immigrazione? Lodi ha aderito fin da subito, cioè dai primi anni 2000, allo SPRAR, che è questo sistema di protezione e assistenza per i richiedenti asilo, che consente da un lato nel facilitare l'integrazione dei rifugiati e dall'altro i comuni sono aiutati con finanziamenti da parte del Ministero. Questa convenzione è stata rinnovata e quest'anno arriveranno circa 500.000 euro al comune di Lodi. Dobbiamo proseguire su questa strada, credo non ci siano alternative. È un problema non solo italiano, non solo lodigiano, è un problema nazionale europeo. Ci sono migliaia di persone che bussano alle nostre frontiere, molte di queste fuggono da situazioni di guerra e di carestie. In questi casi le norme internazionali rendono obbligatoria il dare rifugio a queste persone, non possiamo non farlo. Deve essere fatto però controllando e nella legalità. Su questo non possiamo transigere, tutti italiani immigrati devono rispettare la legalità. Lei è appoggiato, oltre ad alcune liste civiche, anche dal PD, il Partito Democratico. Cosa risponde a chi afferma che essere appoggiati da più liste civiche sia indice di poca trasparenza? Mi sorprende questa domanda. Avere più liste secondo me è una ricchezza. Io sono appoggiato da una coalizione, ciò vuol dire una maggior difficoltà nell'elaborare il programma, una fatica in più, ma io credo una buona palestra, perché il sindaco deve essere il sindaco di tutta la cittadinanza, non di una fazione contro l'altra. Se sarò sindaco è questo che mi riprometto di essere, il sindaco di tutte le forze che compongono la mia coalizione, ma anche in qualche modo il sindaco di quei cittadini che non mi hanno votato, perché l'amministrazione è qualcosa che supera la divisione politica, è qualcosa fatto nell'interesse generale. E infine, perché un giovane dovrebbe votarla? Io credo di essere fra tutti i candidati quello più attrezzato per garantire una buona amministrazione. Il mio passato lo testimonia e sono anche assolutamente indipendente. Io ho 57 anni, ho avuto una carriera di buon successo nell'attività professionale, vivo questa avventura come una messa a disposizione del comune, della collettività dove io vivo,
delle mie capacità, ma lo vivo anche serenamente. Non è un'occasione per me per trovare un posto di lavoro, non è un'occasione per me per avere un trampolino, è un'occasione per fare qualcosa al servizio della collettività in cui vivo. I giovani in particolare, io credo che dovrebbero appoggiarmi, perché le cose che più stanno a cuore ai giovani, che sono il lavoro, che quindi è il futuro che li attende, e anche un altro punto qualificante per noi sarà l'attenzione allo sport e alla musica, che sono temi sempre molto interessanti per i giovani. Perfetto, grazie mille.